Buon pomeriggio amici di Sport di Più, eccoci qua, puntata di weekend, una puntata speciale di sabato pomeriggio e una puntata che sarà emozionante come quella del 1º maggio. Parleremo del 35º anniversario dello scudetto dell'Hellas Verona con alcuni dei protagonisti di quella memorabile cavalcata, di quella memorabile impresa. Non sto qui a raccontare tante cose, loro sono già sotto. Io vado in ordine alfabetico, quindi chiamo per primo Luciano Bruni. Ciao Luciano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Grazie di Saluto. essere qui. Poi Silvano Fontolà, buon pomeriggio Silvano, ciao. Buon pomeriggio anche a voi. Capisco che c'è il cappellino in testa. Sempre. Sempre. Ah, perché c'è la pelata. E poi chiamo Domenico Volpati perché eccolo qua. Domenico, buon pomeriggio. Domenico, Ciao a ciao, tutti. grazie. Ciao. Grazie di essere qui. Attendiamo il capitano perché capitano, mio capitano, ha qualche problema con la connessione, però insomma arriverà anche lui. Intanto entriamo subito così. Oggi è il 9 maggio. 35 anni fa mancavano praticamente 3 giorni a quella trasferta di Bergamo che vi ha dato matematicamente lo scudetto. Che cosa vi ricordate di quella vigilia? Andiamo in ordine alfabetico, poi dopo cominciamo, andate a come vi va più comodo. Vai, Luciano. Beh, intanto una nottata col sonno molto leggero, anche perché il mio compagno di camera si rigirava nel letto e il letto era Non dire rumoroso. cavolate, ero io, non dire cavolate. Era nervoso, non mi faceva dormire, brontolava, parlava nel sonno, lo Parlavo scudetto. nel sonno. E quindi è stata una nottataccia, no? Eravamo ovviamente in tensione perché vedevamo la conclusione di un evento che poi ovviamente è rimasto nella storia, per cui Quindi grandissima eravate lì. tensione, grandissima emozione. Silvano, ma, insomma, ti rotolavi nel letto, ma i tuoi pensieri erano positivi. Comunque mancava solamente il sigillo, ormai con lo scudetto, insomma, era preso, Sì, no? eravamo, dico, non dormivo come dice lui, però non è vero, ho dormito tranquillo. Sapevamo che avevamo comunque un'altra possibilità perché la domenica dopo avremmo avuto l'Avellino, quindi però siamo andati là consapevoli di quella che era la nostra forza e con il Giusto. pari noi abbiamo portato via lo scudetto. Quindi una partita che dovevamo giustamente tenere, però eravamo tranquilli. Certo. Domenico, tu con chi eri in camera? Con chi dormivi? Con Pierino. Con Pierino. E Pierino Dormiva. dormiva di Io gusto. più di lui. No, in realtà l'unica notte che ho perso in quell'anno è stata quella, quella della sconfitta in casa col Toro. Ah, sì, Lì quel ho 2-1. una notte veramente agitata. Non prima, bensì dopo, no? Perché sentivo che c'era la possibilità che qualcosa ci potesse sfuggire, no? Non riuscivamo a. No, era inaspettata, e che inaspettata dopo anche come avvenuta, perché è stata una Sì. partita che abbiamo perso, ma non meritavamo di perderla. Ah, sì, con rigore sbagliato da Nanu. Intanto vediamo che c'è il capitano che sta cercando di connettersi. Noi ti vediamo, eccolo E qui. dov'è in cantina? Ci senti, Roberto? Eccolo qui. Noi ti Madonna, sentiamo. assomiglia veramente a Mughini, io. Assomiglia a Mughini. Niente, tornerà. No, dicevi scusa Domenico. Sì, l'unica non hai dormito, l'unica notte che non hai dormito è stata quella della sconfitta col Toro. La notte Perché successiva la sconfitta con il Toro in casa. È stata, diciamo, la notte e anche la settimana così, nella quale io ero più preoccupato. Poi non ricordo la partita, però ci siamo messi subito in carreggiata perché mi sembra Milano forse, Milano o a Genova con la Sampdoria, non lo so. Mi sembra sì, guarda, adesso mi vado anch'io a memoria perché comunque il tempo mi sembra con la Sampdoria che avete pareggiato 1-1 con la Samp, però vado un po' a memoria.
giocando un'ottima partita, sì, e sì, la sì. Si è ritrovata subito, ecco, non è che... Sì. E invece, di quella trasferta a Bergamo, quella partita, insomma, 1-1, un risultato che andava bene a tutte e due, fondamentalmente una partita giocata, ma non a ritmi da coltello tra i denti, però una partita vera, insomma, alla fine, dai, mettiamola cioè, così. No, ma ci mancherebbe altro che l'Atalanta si impegnasse in quella partita per cercare di affondarci, adesso non lo so, è vero che però... in quelle, sono partite che nascono così, magari si giocano per un tempo e dopo sì. Però le porti alla fine cercando di giocare calcio, sempre giocare a calcio, certo. Di tutto, noi avevamo oltretutto l'alternativa, la possibilità, come diceva Silvano, della partita in casa con l'Avellino, certo. E quindi però è vera una cosa, che fin quando non hai la matematica certezza non le vivi serenamente le cose. Sì. Luciano, tu con l'Atalanta avevi segnato il tuo unico gol in casa, il tuo unico gol in campionato. Questo qua, guarda, lo faccio vedere. Questo qua, azione di Luciano Marangon, che è andato al Dige, palla a te e poi gran bomba da fuori. Quindi, insomma, tu con l'Atalanta avevi fatto gol all'andata. L'Atalanta, fatalità, è l'unica squadra che è riuscita a strappare insieme al Como, no? No, il Como no. Il Como l'avevamo vinto una. Avevate vinto, sì. E tu no, cosa ti ricordi? Il Como avevamo pareggiato tutte e due le partite. Pareggiato, è vero, pareggiato 0-0 là e 0-0 qui a Verona, è vero. In realtà, in quella partita lì dell'Atalanta, c'era il sole, sembrava una partita... ma c'erano meno 5 gradi o meno 6 gradi. Sì. No, di più, Domenico, di più. Di più. Il campo era ghiacciato e non sapevamo che tacchetti scegliere. Abbiamo provato tutti i tacchetti. Dopo io scelsi quelli proprio, quelli bassi, però a 6, tacchetti a 6. Alcuni, io non so, tu Luciano cosa hai? Io avevo i tacchetti a 6, quelli di cuoio con i chiodini di fuori. Se ti vedeva l'arbitro ti metteva in galera. Sì, quelli erano da killer proprio. Era da combattimento quei tacchetti lì. Dopo quelli di cuoio li hanno ritirati perché erano pericolosi. Come dice Pisi, c'erano i chiodini e ti facevano male. Dopo non sono diventati tutti quelli di alluminio. Non si poteva più giocare con i tacchetti, però allora si poteva, dai. E tu, Silvano, quella partita lì. Di cosa ricordi di Bergamo, di quella trasferta? Ma sai, siamo andati sotto, però eravamo consapevoli di potercela fare, poi ha fatto gol Ekier e da lì poi la partita si è un po' fermata, ecco, con il pari andava bene a entrambe le squadre, ci sarebbe stata la festa dappertutto, quindi il bello poi è stato da Bergamo arrivare a Verona, tutta la carovana dei tifosi, il bello è stato lì. È stata una meraviglia perché comunque i tifosi... Noi siamo andati alla Domenica Sportiva lì direttamente da Bergamo. Direttamente da Bergamo. Siamo andati lì alla Domenica Sportiva come ospiti. Ecco Roberto, capitano, buon pomeriggio, ciao. Ragazzi, finalmente sono riuscito. È arrivato anche Tricella. Oh, vedo che abbiamo tutti gli occhiali, però siamo tutti accecati. dipende dalle diottrie, perché Piso ha 7 diottrie in meno, io 2 e mezzo. Allora io ce n'ho solo 2. Anche se per guardare dentro il telefonino servono gli occhiali, se no non ci si vede più, ci si riconosce dalla voce ormai, però. Insomma, dai, adesso non esageriamo. Roberto, io ho fatto già un giro con i tuoi compagni di squadra e ho chiesto a tutti quanti loro come hanno vissuto quella così la partita di Bergamo. Tu 35 anni fa, come oggi, cosa pensavi? Cosa pensavo? Eri tranquillo, eri agitato. Avevo un presentimento che potesse andare bene. Eri positivo, sì.
No, no, ero positivo. Come adesso col coronavirus, per fortuna. Però era un positivo, un positivo positivo quello lì. Era ho parlato dell'unica notte, l'unica notte terribile è stata quella del dopo Torino in casa. Ah sì? Ricordi che... Beh, anche se però eravamo a 6 punti. Sì, vabbè, però ci eravamo sentiti, mi avevi telefonato verso l'una, le due di notte, non dormivi neanche tu. No, in effetti sì, perché poi quando sei lì che... stai raggiungendo un risultato, era già capitato con la finale di Coppa Italia con la Juve che pensavamo esatto. E invece quella è una pagina abbastanza... Vabbè, era un'altra cosa, però comunque era sempre una sensazione di avere una cosa che poi invece all'ultimo momento te la portano via, e quindi dopo che hai fatto una cavalcata come quella che avevamo fatto noi, insomma, la preoccupazione all'ultimo di perdere un qualcosa che avevi costruito per una stagione intera, certo. Ma guarda qui, oh, che fisico che gli è venuto, ragazzi. Guarda che collo. Ma tu? Ma pazzesco. Pazzesco. Guarda. A parte le ginocchia. Suona, Tri, ce l'hai sentito cantare, no? Suona e fa muscoli. Ma ascolta, i muscoli li faccio con la zappa perché ho fatto un orto. ma è vero che fai le serate? No, a parte gli scherzi. Ma sì, come è vero. Vedi dietro, c'ho l'impianto, guarda. Allora, visto che parlate di cantare, io, siccome il 1° di maggio abbiamo fatto un'altra live con gli altri vostri compagni, io vi mando una clip che ho estrapolato da quella live dove si parla proprio di cantare. Adesso vi faccio vedere cosa diceva il nano. Un attimo, eccola qua. Luna perfetta, in fila indiana, non sentir niente e camminare. Ma che bella però come testo. Io cambierei solo, se dovessi rifarla, cambierei solo il ritornello. Perché secondo me il ritornello era troppo così. Ma il testo iniziale, vero Gigi, era bellino, dai. Io la farei cantare a Prebe, che dici Prebe? Vai Prebe, tu dai. Ma sai, oh, ragazzi, ma sapete che ci avevo pensato? Di farvi fare un pezzo a testa e di farlo e di metterlo insieme, e dato che in quel momento c'è bisogno anche di scherzare un po', tra virgolette, di fare e di farvi fare un pezzo a testa e fare qualcosa che poi non lo so. Dai, che lo facciamo. Ci deve pensare il capitano, Tricella. Ci deve dare via il Tricel. Eccola qua, deve dare via il Tricel. Insomma, il nano diceva, perché ognuno di voi non canta una strofa della sua canzone e facciamo un... E fate una clip per ricordare questi 35 anni. Capitano, cosa dici? Potrebbe essere una buona idea. Peppe non lo dice, ma lui non ha fatto cantare Preben per non dividere i diritti. No, anche perché Preben gliel'avrebbe chiesto sicuramente. No, ma mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che andassero in beneficenza, sì? o sbaglio a ricordare? Qualcosa sì, era andato in beneficenza. Pochi. Per la prima. Allora, per cantare... Allora, l'anno scorso, qua in Puglia, una settimana, una vacanza da me, e nel baule, aveva 2 scatoloni ancora con i 45 giri. E l'ha distribuiti a tutta la Puglia quasi. Giuro. Allora glielo possiamo dire a Nanu che la facciamo questa, la fate questa clip, dai, ognuno canta una strofa. Anche, ma tu, ma scusa Alberto, ma tu Alberto, scusa, ma tu non la sai, perché nel gruppo nostro si sono esibiti tutti e due, prima Bruni che fa il cantante, ma sì. Fisello gli ha copiato, si è fatto che lui l'ha filmato e l'ha messo sul gruppo a fare il confronto tra uno e l'altro, sembrava di sentire il dilettante col professionista, no? Quindi, perché tu lo sai, c'è il nano con Luciano gli ha copiato la canzone e l'ha messo sul gruppo per farla sentire, l'ha morito del ridere. Va bene, allora,
Pigio è più da professionale. Pigio è professionista. No? Invece Beppe è più da scugnizzo napoletano. Con un po' di, sai, intervallato da gesti. Un neomelodico è il Nanu, dai, un neomelodico. Allora, se dobbiamo cantare tutti, se dobbiamo cantare tutti, però c'è qualcuno che non deve cantare, lo sapete bene. Qui bisogna eliminare. Sì, allora io mi chiamo fuori subito, io ho una vociaccia. Io non, il cantante non lo potrei mai fare. Mi ricordo bene, Claudio Garella aveva una bella voce. Anche Garellic. Garella eliminato. Garellic non riusciamo a rintracciarlo. Infatti l'ho cercato, ma è irrintracciabile, anche perché mi sarebbe piaciuto chiedergli qualcosa della sua stagione. Ma allora, a questo punto, visto che parliamo di Claudio, un giro su un vostro giudizio sulla stagione di Claudio. Io mi ricordo che il mister si arrabbiò tantissimo con Ameri dopo la partita di Napoli, perché Ameri incensò un po' Claudio perché fece delle parate incredibili. Però di fatto quel campionato lì, Claudio, tra un po' anche una buona dose di fortuna, ma soprattutto di bravura, aiutò molto la squadra, vero Roberto? Sì, sì, aiutò molto, ma ognuno, cioè, adesso è inutile poi dare i meriti più a questo, più a quell'altro. Secondo me ha fatto un grande campionato, ma come poi l'hanno fatto tutti il grande campionato. Poi ci sono dei momenti in cui la partita e la parata sono particolarmente importanti. Cioè, lui in una trasmissione registrata ho visto che diceva che la più bella parata della sua carriera fosse stata quella che ha fatto a Milano sul colpo di testa di Atley. Sì. In effetti quella parata è stata decisiva ai fini del risultato, perché quella partita lì abbiamo giocato veramente, una delle poche partite dell'annata che avevamo giocato veramente male. E lui veramente lì aveva fatto una grandissima parata. Io mi ricordo un'altra sua grande parata a Roma. In questo caso era bassa nell'angolo, che secondo me, tra virgolette, forse era ancora più complicata. Però visto il momento della stagione, visto il tipo di parata, è stata una parata determinante che ha salvato il risultato. Che poi Milano, adesso mi viene in mente, prima parlavamo, Milano è stato dopo la sconfitta in casa con il Toro. Esatto. Era Milano col Milan, quindi esatto. Lì era una partita delicatissima perché era importante non perdere e riusciste a mancava Silvano e mancava Brigel. Sì, Silvano per squalifica e Brigel perché io ero squalificato, sì. E chi curava? Ero squalificato quella partita lì. Ha preso quella dunque quel colpo di testa lì dopo. Sono riuscito a prendere le misure, ma sai, ma di testa Atley non era male. No. Ma poi, alla fine è stato il migliore in campo di quella partita lì. No, anche Darti però non ha segnato gol, questo è l'importante. Sì, e poi sai, c'era Wilkins e Di Bartolomei, facevano tutti cross tutti cross molli da centrocampo, sai, quelle parabole lente così, per cui lui cercava l'appoggio. Se non trova l'appoggio non riesce a dare il colpo di reni sulle palle tese, andavi in anticipo, insomma l'abbiamo arrangiata così, cioè, sì. La squadra già senza Silvano e senza Brigel incominciava a essere, sai, eravamo in 14, 15 eravamo. Comunque io sono impressionato da Luciano, veramente ma mentre cantava non l'avevo visto così grosso, così, ma che grosso e ha messo la maglietta nera, prende la telecamera, e no, ci sei, io guarda anche i pettorali lì gonfiati, hai seduto. Una grande squadra per una grande squadra deve avere un grande portiere. E Garella è stato il portiere di una squadra che ha vinto lo scudetto, e quindi è normale, non è che lui non ha fatto bene solo quell'anno lì, ha fatto bene anche prima, diciamo, noi ce ne siamo accorti durante l'allenamento, ce ne siamo accorti tutti, l'ha ribadito recentemente anche Roberto.
che era sempre più difficile, passava il tempo, passavano i mesi, era sempre più difficile fargli gol in allenamento. Aveva la posizione, magari non teneva la palla, arrivava con il piede, fa niente, però era sempre più difficile fare. E quell'anno lì abbiamo preso 19 gol. Tu pensa che gli ultimi ne abbiamo presi 3 le ultime due partite, che praticamente eravamo già... Certo. Due con l'Avellino e una con l'Atalanta. È vero, è vero, è vero. Allora, intanto mando un messaggio, scusate, eccolo qua, di Loris Castagnini, che dice: 12 maggio è il mio compleanno e 12 maggio ricevetti il più bel regalo che potessi immaginare, grazie campioni. Insomma, anche queste sono belle storie da raccontare. Poi Gianfranco Patrucci, che culo, dice, ma sì, sono tutti giovani, ma erano nati questi ragazzi qui quando abbiamo vinto lo scudetto. Sì. Allora Loris deve fare... Tricella deve fare Jerry Lewis. Allora no, io non ti voglio mettere in imbarazzo, Roberto, quindi non ti chiedo di fare Jerry Lewis, però io ricordo quella la sera in Piazza Bra, che lì insomma l'hai fatto perché proprio non potevi non farlo, era proprio un coronamento, sei sfogato, è stato bellissimo, è stato... L'ho fatto anche male quella sera lì, potevo farlo meglio, lo facevo meglio. Ma me lo facevi anche negli spogliatoi? Alle cene, sì. Capitava. Sentite una cosa, cosa di quell'anno lì, la forza, è una domanda stupida, lo so, però mi piace sentirvelo dire, la forza di quel gruppo qual era? Eravamo tutti amici, c'era molta stima uno con l'altro, quando uno era in difficoltà gli altri ti davano una mano, ed è il segreto di quella squadra, ti dico la verità, il segreto è tutto lì. Quando tu sei in difficoltà, perché normalmente capita a qualunque giocatore di essere in difficoltà, i tuoi compagni ti danno una mano. Quello che non capita in certe volte è che aspettano che uno sia in difficoltà per dire: vedi, adesso t'arrangi. Mm-hmm. Invece noi eravamo tutti amici, ma eravamo veramente amici. Amici sono tutti gli aspetti della parola, ecco. E si vede anche da adesso, perché comunque siete rimasti in contatto, vi trovate, quindi insomma, al di là di essere amici, poi uno può legare più con uno più con l'altro, però c'era un grande rispetto, tra virgolette, nel senso che anche quello che giocava meno, così non era che fosse relegato ai margini del gruppo. Ma giocavamo quasi tutti sempre, era una rosa che 17 ragazzi solo, non era una rosa grandissima, bene o male giocavano tutti, però ci volevamo bene, ti dico io, il segreto, andavamo negli spogliatoi un'ora prima degli allenamenti e ci si divertiva da morire, il problema secondo me è sempre quello, io ogni tanto ne parlo con i ragazzi, il segreto è quello. Noi ci si trovava un'ora prima degli allenamenti negli spogliatoi, prima di fare l'allenamento ci si divertiva da morire, e quindi hai detto tutto. Sì, anche ho avuto modo di ribadirlo recentemente in altre occasioni, ho rifatto a distanza di anni i complimenti al Fonto, perché comunque lui era bravo a giocare senza sempre il libero alle spalle, senza Tricella, perché non c'era mai, no, non è vero. Però cercava il Volpe, quando andava avanti Teac si spostava, Piso un po' meno, perché lui col lancio lungo e con le sue levette di corte, Piso dava di quelle legnate da livornese proprio. Esatto. Ma allora pintava, incredibile. Era quello che non ti aspettavi, ti dava la legnata. Senti, io ricordo la partita con l'Inter, Roberto, quella è casa, che l'ho picchiato tutti. Che poi gli altri venivano a difendermi, perché Silvano veniva a coprirmi quando poi mi volevano picchiare dopo a me. Esatto, perché non c'era uno grosso. Se la prendevano tutti con te, perché eri più piccolo, Piso, bisognava per forza venire più piccolo. Roberto se lo ricorda, perché poi quando fece la Tavolelli venne lì e mi disse: bravo, così dagliela più forte, mi disse. Allora, parlavamo di Roberto e che abbondava un po' la difesa. Adesso vi faccio sentire cosa ha detto il DJ, il primo... Quando partevamo, Tricella saltava fuori dal...
dalla nostra fase difensiva e saltava di ecco, dal centro. A proposito del capitano, due coglioni però, perché partiva sempre, io devo rimanere dietro, cazzo, oh. Io devo stare sempre dietro. Lui partiva sempre, oh, sempre. Dice, stai tu, vabbè, ho capito. Allora, cazzo. Adesso vi faccio una confidenza. Sì, si andava, l'ho già lui, detto. E io stavo dei tre. E ti toccava anche battere i calci di rinvio, perché lui non li batteva. Bravo. Ecco, allora il DJ doveva coprire Tricella, il capitano quando andava. Ha detto una bugia, non è mai capitato dietro di me di Gennaro. Era il Volpe che si fermava. No, era una delle qualità del Trice. Trice ha delle grosse qualità. Al momento della ripartenza lui era talmente bravo ad andare a trovarsi uno spazio davanti nella metà campo che per gli avversari era difficile. Sai, allora una volta si giocava anche con le marcature uomo e lui era bravissimo ad andare negli spazi e farsi trovare la palla. Era quindi al momento che noi ripartivamo da dietro, Tricella era sempre un giocatore più mezzo al campo. Sì. Però allora non è vero che il DJ doveva fermarsi. No, ma era quello con cui... ha detto una bugia. No, comunque era quello con cui poi me la prendevo sempre di più. Se c'era da riprendere qualcuno, lui era quello davanti a me. E quindi l'italazione gli dicevo di tutto. E lui si incazzava e mi diceva, ma sempre con me te la prendi, sempre con me. Invece... Chi ha fatto tutti i ruoli tranne, se non sbaglio, attaccante e portiere è Domenico tu quell'anno lì ha fatto anche la punta, era Jolly quando c'era bisogno della marcatura faceva la marcatura, quando giocava doveva fare il centrocampista faceva il centrocampista, non gli mancava di fare la punta, le faceva tutte. Una volta c'è stata la partita contro l'Aston Villa, me la ricordate quella partita amichevole che giocammo a 1-1 con l'Aston Villa? Sì, non te la ricordi? Non me la ricordo. Ma che anno? È il secondo anno. Perché gli inglesi erano già stati squalificati per l'Eisel. Per cui è stato scudetto. Allora sarà stato 86-87 o 85-86. Non me lo ricordo. Mi ha giocato in casa con l'Aston Villa. Vabbè, secondo me ha giocato a Cavalese. Secondo me non me lo ricordo neanche io. Ragazzi, prima. Fate qualcosa perché vi vedo poco preparati e non siete. Vediamo che viso è viso. L'anno prima, d'estate. Ma d'estate? Io mi ricordo che c'era Storgato che marcava White. Se lo ricordi? White, no, non era White, era Witt. Allora era stato nel, io sto guardando grosso. Bravo, gli dice, ora vengo io, lo vedi laggiù sul calcio d'angolo. Andò lì dopo morto, l'hanno portato fuori in barella. In realtà mancavano le punte perché uno si è fatto male, l'altro eccetera, così allora il mister mi fa: Volpe, vatti a fare la punta. Io faccio la punta, mi arriva una palla, gol. Sono tornato indietro, la panchina inglese mi ha insultato, mi dicevano di tutto, io sono andato là a dire in italiano che noi siamo più creativi negli insulti, sono monotoni e il mister intanto rideva con Mascetti per questo cambio che avevano fatto, perché ho quasi obbligato, perché ho dovuto giocare avanti perché non c'era Putti. Prova ad andare tu, perché il mister a Solbiate nel 72-73 quando è venuto a fare l'allenatore, io avevo giocato fino a quell'anno punta. No, e allora lui mi ha portato indietro, ha capito subito che non potevo essere la punta e mi ha fatto giocare mezzala, ecco. Però l'occorrenza ti ha rimandato su. Alessio Nicolai vi voleva salutare, lui era uno dei raccattapalle di quella stagione, quindi insomma lo ricorda molto molto bene, mentre Loris, quello di prima, Castagnini, lui era nei paracadutisti e scappava ogni domenica allo stadio, quindi insomma era nato ed era anche cresciuto. Luciano, tu invece partivi un po' da riserva, passi il termine, invece poi alla fine ti sei fatto un bel po' di partite anche tu, perché per la tua d'utilità, perché comunque il mister l'ha sempre detto, no, più volte, che un po' si rivedeva in te come tipo di giocatore, poi no, perché se fatto male io ero più forte, solo in altezza. Piedi non c'era paragone, no?
Dai, io, i piedi miei con i piedi del mister. Dai. No, guarda che, no, lo so, però il mister non era male. Io ho giocato contro quando, no, era, sto pensando, quando era nel Germania, ti dico che non era male il mister. No, lo so, ho visto le immagini. Però non aveva i tuoi piedi, il lancio così, non era creativo come te, ecco, quello però sì. Era più bravo in zona gol. Era più... Vabbè, io ero un po' il tappabuchi, dai. No, il tappabuchi, il no, tappabuchi. Insomma... Quante presenze hai fatto? Quelle alla fine, fatto. Cavolo, 27 presenze ha fatto. Le sue qualifiche. Ecco, per cui hai sempre giocato. Comunque, sì, se non giocavo mi metteva dentro. Luciano, che incazzato, non lo nego. Attenzione, io. Comunque ti ringrazio per aver fatto finta di ricordarti la partita con l'Aston Villa che non abbiamo mai giocato. Per ma far come... parte. Ma... bene, allora cos'è che scommettiamo? Dai, cosa scommettiamo? No, l'abbiamo giocata, l'abbiamo giocata, ma era l'anno prima. Perché era, io l'anno... era l'anno con Storgato. Mi ricordo di Storgato che su un calcio d'angolo si sono presi con questo qua, gli ha detto parole, ho detto ora vengo io. Lui è andato lì, gli ha dato una gomitata e l'ho fatto in terra, appunto. Quindi 83-84 era l'anno prima, è 83-84, no? 83-84 d'estate. È stato solo un anno Storgato, quindi 83-84. Sì, è stato l'anno prima, dopo non, lui non c'era più dopo. No. Era l'anno prima dello scudetto. Questo Witt qua era grosso, sembrava un po' come Chinaglia. Fisico di Chinaglia, somigliava come Diego Costa adesso. Ecco, bravo, ecco. Come Diego Costa. Ma era cattivo, eh? Allora. Ma che Storgato non è che si tirava indietro. No. Storgato era un bel mastino anche lui. L'anno della Coppa Campioni, se fosse stata come la Champions di oggi, forse potevamo divertirci. Cosa ne pensate? Quella Champions, ma quella Coppa. Noi la nostra sfortuna, abbiamo beccato al terzo turno, abbiamo beccato la Juventus. A porte chiuse, perché loro arrivavano dalla Isel, erano campioni, sì. Siamo beccato la Juventus e lì è stata la nostra sfortuna. Sì. Io dico che in quel momento lì stavamo bene e stavamo facendo anche bene, quindi è stata la nostra sfortuna, secondo me. Noi quell'anno potevamo andare avanti, dopo a dire dove potevamo arrivare non si sa. È un però che non mai rivedere e non, nessuno ne parla della partita che abbiamo giocato in casa con la Juve, la partita di andata. Bravissimo. Solo della partita di ritorno, la partita di andata è stata 0-0, erano attaccati alla traversa loro, hanno giocato nella loro metà campo. Sì, dopo la metà campo tre volte. Meritavamo già lì di vincere. Sì, aver fatto un gol lì, magari cambiamo un po' le cose. Pensate che se passavamo dopo il turno al posto della Juve, magari andavamo a Barcellona. Madonna. E la Juve ha trovato subito il Barcellona, è stato eliminato dal Barcellona. Ed è andata fuori, ma era perché eravamo noi che la goffavamo. La rete di Archibald. È stata la famosa partita che Pastone è riuscito a sbagliare dei gol su passaggio di Platini, quindi l'hanno massacrato. C'è da dire che una volta giocare a Torino sul campo di Torino, ma anche così come era a San Siro, non era così facile. Il pallone aveva dentro, cioè specialmente nel periodo invernale, aveva il coniglio il pallone, perché di erba non ce n'era, metà campo era fango, metà campo era secco, di conseguenza non è come adesso che ci sono sembra un tavolo da biliardo. Quello che tu ci sei andato dopo, no? No, beh, infatti c'era ancora più il coniglio là. Noi invece a Verona avevamo il campo pesante, però la palla in pratica quando saltava, plash, si fermava. Si rallentava. Quindi aiutava anche chi magari non era bravo tecnicamente, ti aiutava un attimino. Aiutava. Prima no, volevo dire una cosa che prima non abbiamo concluso quando abbiamo parlato della difesa, che abbiamo preso 19 gol, perché tutti adesso parlano, bisogna fare tanti gol, ma tutte le squadre che vincono i campionati, alla fine le squadre che prendono meno gol sono le squadre che poi vincono i campionati, quindi prima sempre non prenderle e poi farle. Noi avevamo anche la capacità di Comure
comunque creare tante occasioni a partita, però Roberto, è per quello che io anche nelle interviste apertamente ho detto che il Verona dell'epoca Mandorlini non mi è mai piaciuto, non mi piaceva neanche vederlo per televisione, perché in 3 anni hanno preso qualcosa come 214 gol, prendevano 70 gol all'anno. Com'è? Non è un piacere, devo dire la verità. Sono andati, è andata anche di luccio, perché hanno trovato Toni, che è stato anche capocannoniere. Il terzo anno, quando Toni ha segnato solamente 11 gol, sono non retrocessi, precipitati. La realtà era una squadra che proprio non mi piaceva. Invece questa squadra, quella di quest'anno, mi piace moltissimo. La fase difensiva la fanno benissimo, la fanno. Hanno l'attenzione, hai capito? Una fase difensiva attiva, cioè non è che la subiscono la fase difensiva, sono propositivi anche quando difendono, quindi anche quando difendono dopo ripartono e cedono, si chiudono bene, prendono pochi gol. È una squadra ottica, è una squadra che a me piace vedere, perché mentre la guardi non ti dà il patena, cioè ti dà più tranquillità e sicurezza. Invece l'altra che riuscivo a vedere 20 minuti dopo, purtroppo si veniva l'ansia. Ogni giorno andavo in montagna. Sentite, facciamo un giro al volo e dopo riprendiamo sullo scudetto, ma proprio una piccola parentesi sul campionato di calcio. Secondo voi riparte o no? Ti dico la mia, per me no. Per te no. Per me no, perché è troppo a rischio. O altrimenti se lo fanno partire però a porte chiuse, giocano tutti a porte chiuse e non ha senso. Non ha senso ripartire un campionato a porte chiuse. Io sono convinto che non giocano più. Ed è brutto, perché è bruttissimo. Purtroppo ci sono troppi interessi dietro, perché la televisione ha tirato fuori dei soldi, delle cose, ci sono troppi interessi, e magari lo faranno giocare, però lo faranno giocare a porte chiuse. E finire un campionato a porte chiuse, secondo me, senza pubblico, non è bello, è brutto. Ma secondo voi, se dovessero stopparlo, a chi danno la vittoria? O non assegnano il campionato, cosa fa? No, non è giusto neanche quello, secondo me. Infatti, secondo me c'è la possibilità di portarli a termine i due campionati nazionali, Serie A e Serie B, c'è la possibilità. Secondo me adesso partono i tedeschi, vediamo cosa fanno loro. Noi possiamo benissimo partire anche il 20 di giugno, non c'è problema, occupano l'estate. Si gioca in campi dove si vede alla televisione, la devono mettere in chiaro, così evitano. Ma vanno a giocare tutti in Bassa Italia, Attrice, Volpe. Vanno a giocare. Ho sentito che c'è la proposta che vanno tutti in Bassa Italia a giocare, perché c'è meno coronavirus, meno contagio. Esatto. Che roba è? Gente, vanno là come i campionati del mondo, prendono sei stadi, vanno giù e chiudono là. Mancano 12 partite. Campionato della Bundesliga mancano 9 partite. Campionato italiano 12 partite. Se le giocano là, mercoledì domenica lo fanno fuori questo campionato. E la Serie B possono seguire la Serie B, anche perché tra un mese magari i dati sono azzerati, hai capito? Insomma, bisogna lasciare poi. Mandiamo avanti i tedeschi, mandiamo avanti i brighi. Stavolta sì, mandiamo avanti loro prima. Sì, stavolta andiamo avanti loro e vediamo cosa succede. Sentite un po' un attimo, prima si parlava di tecnica, adesso ti non ballo ancora Luciano. Tu, i tuoi compagni, dove tu e Franco Turchetta eravate quelli un po' più talentuosi, ok? A livello proprio anche di gioco, giocolieri un po'. Senti cosa hanno detto i tuoi compagni. Carta igienica, no? Non vi è bastata, no? Come ha fatto uscire quella dalla carta igienica? però io ho fatto una figura di merda, perché ho fatto 4 pallini. No, perché non sapevi che usciva fuori, tu pensavi che l'avesse detto. Esatto. Luciano Bruni con le protesi al ginocchio quanti ne ha fatte? Si è fatto 2 protesi, era tutto è bello rigido. Luciano era lì a Carovigno, vicino a casa mia, a Carovigno si è costruito la casa, la piscina, fa l'orto, fa tutto, ormai il calcio per lui è ormai ci sono stato lo so, anch'io. Fantastico. Sì? Vero, se l'è costruita lui insieme a un Fa tutto lui. L'ha fatto un abuso edilizio, ha fatto un abuso edilizio per forza. Quello sicuro. Si sa, ci sta. Simpatici, Luciano, simpatici. Oh no, abusi non ne ho fatti, c'è il progetto. Oh no, un po' ci giro, eh.
Oh, c'è un bagno in più che è saltato fuori nell'angolo. Come? Un bagno in più sicuro abusivo. No. Ah, no, no. Una veranda fuori di legno, però. Due. Senti, però è vero che eri tra quelli, tra tutti eri quelli più giocoliere, ti piaceva palleggiare, fare i numeri? No, Robetta, il più bravo di tutti era Franco Turchetta, che tecnicamente a livello di giochesse era il numero uno. Palleggiava con i limoni, con le arance, con le noccioline, con tutto quello che gli capitava tra i piedi. Era divertente. Sì, era bravo. Era. Devo dire che ho visto solo un altro giocatore avere le qualità, cioè tecniche di Turchetta, come palleggiava, che era Laudrup, che ci ha giocato assieme alla Juventus. E lui aveva quel tipo di qualità lì incredibile, perché Turchetta veramente aveva delle doti impressionanti nella difesa. Noi siamo tutti, Silvano, per l'uomo mio, siamo tutti noi adesso. Noi guardavamo e imparavamo. Esatto. Però imparavamo e lo portavamo e lo mettevamo via. Qua invece, Domenico, c'è un complimento per te, che vedendo il tuo fisico potresti giocare un altro paio d'anni. Senza nulla togliere agli altri, insomma, che sono qui, anche, insomma, tu sei uno di quelli che è rimasto molto simile. Allora, qua 59, 55, 57 o 58, cosa sei, Ciano? 58? 60. 52 Volpatti. 60, porca malora, possono essere i miei figli, possono essere, Luciano può essere mio figlio. La fortuna del Volpe, che non ha mai avuto i grossi infortuni, le ginocchia ce le ha ancora tutte sane. Ma perché va a camminare in montagna, fa potenziamento lui. Questa è la verità. Questa Pisello, è la Pisello c'ha le protesi, c'ha le due ginocchia finte. La prossima sono io e siamo sempre tutti lì. Ma senti una cosa, ma ho visto in un angolino Sacchetti, s'assomiglia a Camillo Benso di Cavour. si è imborghesito Sacchetti. Cosa gli è successo? Ma l'hanno visto l'anno scorso, sono passati 6 mesi quando ci siamo visti, anche lui fisicamente è ancora uguale. I Gigi si mantiene bene, ma tutti quanti. Devo dire che a livello fisico, bene o male, Garella è l'unico che non vediamo da un po', ma per il resto fisicamente tutti sono rimasti, non uguali a prima, perché logicamente poi capelli grigi, occhiali, tutto quello che vuoi. Capelli grigi che ce li ha. Non abbiamo. Poi io sono 3 mesi e mezzo. Parrucchiere, Luciano, prima cosa dicevi, che Roberto assomiglia a chi, scusa? A Mughini. Dovevo mettere l'occhiale rosso. Mettere gli occhiali rossi, così. Esatto, dovevo mettere l'occhiale rosso. No, dammi poco, 9,90 € all'edicola, dai. Però sono quelli che poi l'anno dopo devi cambiare e prendere 2 diotrie in più, perché ti distruggono. Sono quelli che vendevano con le riviste che vedevi le donne nude. No, anch'io ce n'ho un paio di quelli lì. Di quali? Quelli che vedi le donne nude? No, quelli con le denne lunghe, l'altra, quello precedente. Senti Roberto, ti faccio vedere un estratto di una partita, la partita di Udine, quella che abbiamo perso, che abbiamo vinto, scusate, 5-3. Abbiamo vinto. Sì, infatti abbiamo vinto 5-3. E questo episodio poi me lo commenti tu. Allora, c'è l'azione, tu entri in area, tiro, gol, netto. Però poi dopo è successo qualcosa, Casarin si è ha parlato con le guardaline e ti ha annullato il gol. Perché non si capisce il motivo, perché ti ha annullato. L'unica motivazione poteva essere che l'arbitro e le guardialine avessero dato fuori gioco di Galderisi, che secondo loro poteva aver toccato la palla. È l'unica, perché non c'è altra ragione. Arrivo da dietro, cioè ce ne sono 5 davanti,
fuori gioco non poteva essere. E poi Nano tocca la palla e quindi è l'unica cosa, è il Nano, fatti i cazzi tuoi Nano, stai, è l'unico gol che... distraiti, vai da qualche altra parte. No, l'unica motivazione... Il problema è che era il gol del 4-0 e quindi non ci siamo arrabbiati più di tanto. Esatto, salvo rendersi conto poi che poteva essere importante. Sul 3-3 è venuto fuori il problema, per fortuna dopo abbiamo vinto. Non poteva esserci questa storia, non poteva essere questa partita che nell'immaginario collettivo ci ha dato molto, pensate. Sì, sì. Zero, chiaramente. Però 4-0, 4-3, 5-3, 6-3 non sarebbe stata la stessa cosa, quindi è un giusto che l'abbiano annullato. Invece 3-0, 3 pari, 5-3, la partita incredibile, storica quella lì. Sì. Luca Faro dice: il Trice è un grande nel ruolo del libero per la nazionale, peccato che era chiuso da fior di giocatori. Davanti avevi i migliori, perché avevi Scirea, avevi dopo chi c'era? Quello del Toro, dai. Quello del Toro. Galbiati. No, c'era Franco Baresi. Al Toro c'era Galbiati, ma non era mica della nazionale Galbiati, dai. No. Ma poi c'era Cravero, Cravero, dopo c'eri tre nella nazionale. Beh, io ho avuto sono andato ai mondiali dell'86, che c'era il Kai che giocava ancora. Allora, io ho giocato in nazionale sia con Franco Baresi, che secondo me è stato un grandissimo, però ho avuto la fortuna di giocare un anno anche con Scirea, che poi ho giocato io e lui era a fine carriera. Però io devo dire che secondo me il più grande in assoluto è stato Scirea, non è stato Baresi. Io ancora adesso sento una cosa a sottigliezza, stanno parlando del 10 lode più. Però il Gai sapeva fare tutto, sapeva difendere, attaccare, faceva gol, era rapido, era bravo di testa, cioè tutte le qualità le aveva. Assist. L'altro invece, le carenze. Quell'altro era velocissimo, quell'altro... con Sacchi avevano alzato la linea, giocavano 40 metri a 40 metri dalla porta e lui era talmente forte li prendeva tutti. Certo, ma per l'amor di Dio, sì, però dico, nella globalità, guardandoli come giocatori, preso proprio così, sì. Io che ho avuto la fortuna di vederli tutti e due in quel periodo lì, secondo me il più grande in assoluto è stato il Gagna. Sì, ma sono d'accordissimo con quello che dici, sono d'accordissimo, Scirea non è stato più forte. Tutti ispiravi Roberto un po' a Scirea, come tipo di il ruolo, lo intendevi come lo intendeva Scirea? Allora, Gai, magari poi giocando in una grande squadra cambiano le situazioni, del tipo era più difficile perché la Juventus giocava sempre nella metà campo avversaria. In Verona dall'inizio noi giocavamo e ribaltavamo l'azione velocissimamente, quindi io mi proponevo. Quando sono andato a Torino diventava più difficile fare questo gioco perché eravamo sempre nella metà campo avversaria, però a maggior ragione lui era uno che giocava senza palla, infatti faceva 4-5 gol a campionato, ma perché si faceva trovare senza che se ne accorgessero al posto giusto nel momento giusto. È questo che secondo me fa la differenza. Lui, secondo me veramente aveva tutto e quindi doveva essere un esempio anche per come, per il suo comportamento in campo. Adesso faccio vedere un video. Si sono accorti subito quando sono arrivato io a Torino, perché il Gai era uno che arrivava alla palla da 60 metri, faceva tutto e la metteva lì e sembrava, poi dopo che l'avevano visto 10 anni sembrava una cosa normale, poi sono arrivato io e tu che la palla via, allora non accorgi della differenza. Non è proprio così. Vabbè, comunque. Senti, allora il video lo faccio vedere dopo, visto che hai tirato fuori Juventus, Roberto, quando sei andato alla Juve, insomma qua a Verona era venuta fuori una mezza
a rivoluzione, nel senso è stato un dispiacere enorme per i tifosi. Per te è stato... Non c'era possibilità come per i giocatori prima, cioè la società ogni anno doveva vendere due giocatori, quindi prima abbiamo rinunciato a Fan, ha rinunciato a Garella, due giocatori dovevano andare via. Io non ero contento di andare via, nel senso uno va in una grandissima squadra, sì, però io sono stato 8 anni a Verona e sono stato meravigliosamente bene, quindi andare via da Verona comunque è difficile. Immagino, anche per voi insomma è la stessa cosa, no? Cioè, voi siete arrivati a Verona, Luciano, Silvano e Domenico, e quando è stato il momento di lasciare è stato difficile anche per voi, sì? Assolutamente sì. Dipende a volte anche come avvengano certe situazioni, anche perché io poi venni dall'infortunio al secondo al ginocchio, poi recuperai l'ultimo anno, finisce la stagione, sono a casa e non sento nessun tipo di chiamata, allora chiamo io. Il nuovo direttore sportivo mi disse le testuali: sei svincolato, ti devi trovare la squadra. Ah, grazie, gli ho detto, dopo 6 anni mi piace questa cosa. E quindi allora era così, e allora non c'erano i contratti pluriannali, si facevano i contratti annualmente, io la stessa cosa, e io sì, ero convinto di rimanere, e invece mi hanno lasciato a casa, poi quando ho chiamato in società mi ha detto: ma come, tu non sei andato a Ascoli? No, io non sono andato a Ascoli, sto aspettando che voi mi chiamate per venire in ritiro. E mi hanno detto: ma no, ma noi sapevamo che eri andato là, che tu andavi a Ascoli, e abbiamo preso dell'altra gente, ha preso Colantuono, adesso mi sembra che abbiamo preso Colantuono. E quindi io sono rimasto fermo, ho dovuto andare ad Ascoli. Che l'ha saputo al distributore di benzina. Sì. Chi è che l'ha saputo al distributore? Volpe. Sì. È un episodio. Racconta, sì. Mi sono fermato a fare gasolio e c'era la macchina del presidente. Io mi sono fermato, mentre scendevo dalla macchina per salutare il presidente, ho visto il presidente che è salito velocemente sulla macchina ed è scappato via. È scappato. Allora ho guardato mia moglie e le ho detto, quando sono salito dopo il pieno, le ho detto: è suonata la campanella dell'ultimo giro. Allora, in quell'occasione lì, però era giustificata la cosa, perché avevo già 37 anni, dai, per cui... Hai smesso Domenico, dopo hai giocato ancora? Sono andato, abitando a Verona, sono andato a giocare a Mantova in Serie C, perché c'era Pasquali, allenatore, però non so se è fatto bene, lo dico ancora adesso. In realtà mi è servito perché avevo bisogno di un anno per studiare, per laurearmi. Allora andavo in ritiro con i libri, ho dato gli ultimi 6 esami, buonanotte. Ho giocato anche poco, ho giocato una ventina di partite, ci siamo salvati. L'ho detto subito, a novembre l'ho detto all'allenatore, che io pensavo più all'università che al calcio. Però sono stato onesto, fino alla fine io non ho saltato un allenamento, ho fatto tutte le partite. Poi si andava in ritiro punitivo dal martedì, per cui era l'occasione per studiare, no? Sì. Infatti dopo finito, ho cercato di vedere in tutto questo il bicchiere mezzo pieno, ecco. Ascolta, sai perché non l'hanno tenuto il Volpe? Potevano tenerlo, no? E tenerlo lì in panchina. Oh, ma neanche a farlo apposta, se lui non doveva giocare si faceva male qualcuno. Immancabilmente, succedeva, c'era l'incidentino, quello dello stiramentino, lui faceva 2-3 partite in un ruolo, poi si faceva male un altro, 3-4 nell'altro ruolo, e se le giostrava. L'ultimo anno di Verona, tu eri andato via, è arrivato Pioli, no? La squadra era questa, il mister nel sottopassaggio della partita a Ferrara così mi dice: Volpe, tu adesso qui devi fare da chioccia a questi ragazzi qua.
in panchina a chioccio e io gli dissi: sì, no, mister, capisco com'è la situazione, vedremo di fare la chioccia. Passa mezz'ora, quando si spacca il ginocchio, io vuole porca malora, sono andato in campo, era la prima partita ufficiale contro la Spal. Uè, sono uscito ad aprile, sono uscito. Visto che devi fare la chioccia. Tutta la Coppa UEFA fino al Werder Brema, ho giocato sempre. Allora vedevo che ogni tanto quando entravo agli spogliatoi avevo qualche compagno di squadra che si toccava di nascosto. Sentite, vi faccio vedere. Silvano invece di gol ne ha fatti uno e mezzo, giusto quell'anno lì. Adesso vi faccio vedere tutti e due con la Fiorentina. Vi faccio vedere Importante. le azioni di entrambe le partite. Allora, quella prima in casa, che è questa, calcio d'angolo di Piero, colpo di testa e sponda di. Eccolo qua, del difensore della Fiorentina. Poi, sempre in quella partita lì, c'è spazio anche per Domenico, che ha fatto l'assist. E dopo voglio farvi una domanda, perché qua c'è questo assist e Galderisi festeggia e nessuno va da lui. E poi c'è quest'altro gol qui, che Direttamente dal calcio d'angolo. io non l'ho mai visto faccia di Garella così nei confronti. Allora andiamo per ordine. Si fanno autogol quello lì, con quel calcio lì, quel tuo colpo di testa era un autogol. Adesso magari sarebbe gol, però allora fu autogol. E vabbè, Sì. l'ha deviata il difensore sul colpo di testa mia, l'ha deviata il difensore, ha evitato il portiere, quindi mi sono tenuto a fare, ma però me la sono tenuta per il ritorno, perché dopo il ritorno a Firenze gliel'ho fatta anche di là. Eh sì, eh sì. Invece, andando sempre per ordine, il tuo cross, Domenico, colpo di testa del Nanu per il 2-0, nessuno Allora, che vada al Nanu a sono andato, festeggiare. io ho trovato lo spazio, sono andato senza palla, Brighel col suo sinistrone, ma me l'ha messa sulla corsa e io ho anticipato Passarella, ma ho preso una legnata. Io di quell'azione lì mi ricordo la legnata che ho preso da Passarella, perché lui era fuori tempo, mi ha dato una legnata, ma sono lo anticipando, ho fatto il pallonetto al portiere, però in realtà non era mia intenzione fare gol, era mia intenzione servire il Nanu che avevo visto sul secondo palo. Che avevi visto? No, lui l'avevo visto, dai, Robby, dai. Quell'assist lì, no, quell'assist lì, se avesse fatto Platini, l'avrebbero parlato per 2 mesi. Invece l'hai Vabbè, di fatto. esterno, ha fatto l'assist di esterno, che l'ha messa No, ha sulla testa. fatto una grande Non cosa. ricordo la legnata, mi ha dato una legnata, ho avuto male. E dopo sono, però ho visto che sono riuscito ad esultare, per cui dopo il dolore passa. In campo, in pratica sei sotto l'effetto dell'anestetico. Sei anestetizzato, la realtà è quella, perché senti meno il dolore, senti meno le cose. Senti il giorno dopo, le senti il giorno dopo. Ancora dopo la Sì, notte, ma quello sicuro. il giorno dopo è una tragedia. Una tragedia. Trice, invece su quel gol lì, il calcio d'angolo di Pecci, cosa è successo lì? Mia tua e allo centro. No, non è mia tua. Devo prenderla io, ma non so perché mi sono abbassato. No, perché non cioè lì c'era da andare a rinviarla di testa, punto, finita la colpa. No, mi ha fatto piacere rivedere che Garella si è assunto un po' la responsabilità. Avevo una faccia stranita. Non è colpa mia, non c'era bisogno di dirlo, era evidente. La discussione che ho avuto con Bruni in occasione del gol di Edinho a Udine. Ma non so, veramente non so perché mi sono abbassato, perché la palla era a giro, quindi se fosse stata diritta, ma invece, boh, non lo so, per far diventare più interessante il campionato. Ah, lui. Che poi quelli della Fiorentina erano belli incazzati quella partita lì, perché ricordo dal primo e secondo tempo rimasero nello spogliatoio oltre l'intervallo, perché erano molto incacchiati. C'era Socrates, c'era Passarella, una bella squadra con la Fiorentina lì. Una bella squadra. Quella lì è stata la partita di Francesco. Non è stata la partita di Francesco del pugno Della testata che gli ha spaccato gli occhiali. quella partita lì, no? Può darsi.
la tesara di Stefani, a sì. Stefani, quella di Passarella Stefani. Sì. Sai che non lo so, sai che non lo so, non so se fosse stata, forse quella di ritorno. No, no, no. Ritorno, no, è successo a Verona. In casa. L'anno prima o l'anno dopo? Esatto. Non è successo a Verona, non è successo. A... Passarella era un bel tipetto. Lo sai, mi sembra che sia stato l'anno, l'anno del 2-2. E questo qua è l'anno del 2-2. No, no, qui abbiamo vinto 2-1. Quello che ho vinto ci ha baciato. Sì. Abbiamo fatto 2-1. Sì. Sì, è 2-2. No, 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 no. Non, è costa- non è costato la vittoria quella, quella tua, quel tuo inchino, quindi dai. Allora dai. Va bene tutto. Sì, e sì. Invece a Firenze, adesso facciamolo vedere il gol di Silvano, che è questo qua. Stop di petto e gol. Eccolo qua. Bravo Silvano. Che da attaccante vero, l'attaccante vero quello lì, perché in mezzo... Io mi facevano salire poco perché dovevo coprire Tricella, dovevo coprire gli attaccanti, ne avevamo tanti. Ero io che coprivo Tricella, non rompete le balle. Che sono stato eri te. In palestra per tutto l'anno sono stato. Sì, ma c'era tutta la squadra che copriva Tricella, che Tricella era sempre su, insomma. Sì, Tricella era la sua bravura. Oh, ragazzi, vogliamo sminuire quelle che sono le cose migliori che c'ha Tricella, sono quelle, ve l'ho detto. Tricella, quando ripartiva l'azione, era il giocatore in più che avevi in mezzo campo, sempre. Pensa che io durante, anche ci provavo durante gli allenamenti, dicevo, qualche volta volevo, pensavo, no? Vado io in mezzo campo prima. Non riuscivo mai, perché come cercavo di andare, lui era già là. Quindi non sono mai riuscito ad andarci, meglio così, per la conto, l'uno che, l'unico che non la capiva sta cosa era Germano Mosconi. Sì, è vero. Ricordi che ti metteva... È vero, è vero. Sole con il sorriso brutto. È vero, è vero. Sì, quando faceva le pagelle, quando faceva le pagelle. Esatto. Io e lui lo guardavamo e gli dicevamo, guarda te, mi mette sempre... Chi ride, chi piange. Silvano era sempre quello che piangeva. Sì, sì, gli faceva sempre la faccia con il baffo. Sì, non c'era un grosso feeling tra me e Germano. No. Senti, Luciano, io ho in mente una foto che è stupenda, secondo me, proprio è, non dico l'essenza di quella squadra lì, però quando la vedo mi viene sempre la pelle d'oca. Voi che vi allenate al Bentegodi con la neve, è stupenda quella foto lì. Ti ricordi quando è stata fatta? No, ci prendiamo a pallate di neve. Sì. Mi ricordo. Nevicò tantissimo, ma quella foto lì, così, voi eravate lì per fare allenamento o solo per fare la foto? Com'è stata la cosa? No, no, eravamo lì per fare allenamento, poi ovviamente con la neve che era anche un evento, perché, oddio, qualche volta ha nevicato a Verona. Quegli anni lì si nevicava. Siamo presi anche perché, come diceva Silvana all'inizio, noi eravamo, sì, arrivavamo all'allenamento, però non disdegnavamo lo scherzo, anche negli spogliatoi, ne abbiamo fatti talmente tanti, anche di pesanti, a un certo punto abbiamo cominciato a scherzare sull'abbigliamento, c'è chi tagliava i calzini, c'è chi faceva le camicie a maniche corte, chi tagliava i pantaloni. Chiedeglielo a Preben quando gli hanno tagliato i calzini, che si è messo i calzini da finire l'allenamento, che è passato fuori col piede e che l'ha rincorso. A Preben lo scherzo, il primo scherzo pesante gliel'ho fatto io. Quelle da barca con la suola liscia bianca color cacca di bambino marrone, io ho presi 3 o 4 tubetti di colla di Attack, c'erano negli spogliatoi le pedane di legno dove mettevamo i piedi, gliele incollai, oltre alla colla mi feci dare dal pista il martello e anche 6 chiodi, mi sembra, non so se mi ricordo bene, e gliele piantai bene bene lì. Quando è andato a spogliarsi, poi a rivestirsi, no, a spogliarsi, tirò su questa scarpa, diventò tutto rosso, incazzato con una bestia, la tirò su, la strappò, rimase una suola attaccata alla pedana. Ora io fare grande scherzo, teste di cazzo, ci ha detto di tutto. Io che ridevamo come pazzi. Io scarpe buco le gomme, mi buco le gomme delle macchine, tutti fuori dalla doccia,
siamo passati in mezzo ai tifosi con l'accappatoio, nudi con l'accappatoio per spostare le macchine, un casino. '84-85 è quando per la neve è crollato il palazzetto a Milano. Sì, lì. Che siamo andati ad allenarci per una settimana che faceva un freddo pazzesco. Siamo andati sul lago ad allenarci. A Desenzano forse siamo andati, sì. Poi abbiamo giocato in casa con l'Atalanta col campo ghiacciato. Sì. Insomma, era un altro calcio, c'è tanta differenza, è tutto un altro mondo rispetto a quello di adesso. Sì, tutta un'altra cosa. Certo, ormai i giocatori mi fanno vivere in una bolla di cristallo che corre praticamente parallela alla vita reale. Noi vivevamo più con la gente, oggi il giocatore è un bene prezioso che bisogna vedere il meno possibile. Allora fanno allenamenti a porte chiuse, noi non abbiamo fatto mai un allenamento a porte chiuse, li portano in questi centri dove non fanno entrare mai nessuno, vivono fuori dalla città. Noi attraversavamo la strada in mezzo ai tifosi, facevamo 50 metri, eravamo al campo d'allenamento, poteva entrare chi voleva. Il volo era sempre in via Mazzini a fare la vasca, il volo con intrice e foto anche Guidetti. Ricordo. Io e Silvana andavamo a prendere la schiacciatina perché portava bene. Ah, beh. Vabbè, ma io eravamo giovani, dai, noi vivevamo vi ricordate, vivevamo tutti in Borgo Trento, no? Io, Volpati, Tricella. No, Tricella no, ma Volpati, Garella. Sì, tutti lì. Vivevamo nella stessa palazzina, i tre. Ho vissuto i primi 4 anni a Verona, vicino allo stadio, in via Albere. Sì. E poi invece sono stato un anno in centro, vicino a Piazza Erbe, 3 anni invece in... vicino a Ponte Pietra, bellissimo. E beh, posti stupendi, sì, sì. Adesso vi chiedo un... Allora, intanto, come ho chiesto l'altra volta ai vostri amici, poi vi porto via ancora 10 minuti, poi vi lascio, non voglio rubarvi troppo tempo. Una parola per descrivere Osvaldo Bagnoli, che è stato, insomma, il vostro mister. Un aggettivo per descrivere. Inizio io. Eh? Concreto. Essenziale. Io dico, ma è mio padre, io ho sempre detto mio padre perché io l'avevo avuto a Como e gli aneddoti erano che quando si arrabbiava parlava il milanese e poi gli diceva adesso spieghi il latì, perché dopo lui parlava il milanese, quando si arrabbiava parlava il milanese il gruppo, no? Sì. E poi mi diceva adesso spieghi la T, mi diceva io Bagnoli l'avevo avuto che a Como e mi ha voluto lui a Verona a tutti i costi, quindi secondo me, io ho sempre detto Bagnoli è stato il mio secondo papà. Domenico? Ma è stato il nostro maestro silenzioso, perché lui ha insegnato tanto, ci ha insegnato tanto con poche parole e okay. Eravamo arrivati a un punto che bastava lo sguardo, noi sapevamo già cosa ci volesse dire, quale fosse il problema, per cui c'era una sintonia tale, per cui non è che lui ti parlasse tanto di come tu dovevi stare in campo e come ti dovevi muovere, diventava un fatto naturale. Dopo ci ha avuto un grande merito, il grande merito di dare sempre il grande merito. Lui ha dato sempre grande merito ai suoi giocatori. Se tu senti Bagnoli, tutte le interviste di Bagnoli di tutti i tempi, così dici, era loro che si comportava. Ha sempre dato meriti a noi, ha sempre dato i meriti a noi, ci ha sempre responsabilizzati. Questo è il suo grande merito. È chiaro che il Trice mi ha portato via il termine giusto, che è il pragmatismo proprio di Bagnoli, pragmatico, essenziale. Però alla fine lui diceva una cosa che penso noi che abbiamo giocato in quel periodo condividiamo tutti, e cioè al di là del, non credeva negli schemi, lui negli schemi si credeva solo su palle da fermo, diceva,
che poi se una squadra, lui diceva, tu metti in campo i giocatori che giocano secondo le loro caratteristiche, gli schemi vengono da soli. E io in effetti credo tantissimo in questa cosa, perché poi se ci si inventano determinati giocatori con certe caratteristiche, le sposti per farli giocare in altro modo, noi tutti quelli che giocavano, giocavano secondo le loro caratteristiche, forse anche per quello che il gioco veniva semplice, veniva al di là poi delle qualità tecniche. Vabbè, certo. Però erano tutti messi nelle migliori condizioni per esprimersi poi. Perché di schemi, che schemi facevamo noi? No. Non è che... abbiamo provato, ti ricordi il primo anno con Nico Penso? Provavamo degli schemi proprio sulle, sui falli sulle punizioni laterali. Te lo ricordi? E abbiamo, siamo riusciti a segnare un gol contro l'Avellino quando c'era noi occupavamo delle zone così, dopo siamo riusciti in tutti questi schemi una volta sola in tutto il campionato. Però insomma, davamo l'idea di una squadra ordinata e quindi di una squadra preparata. Esatto. Il primo anno è stato straordinario, anche il primo anno, l'82-83, è stato un anno straordinario, dove c'era un calcio ancora più verticale del calcio dell'84-85. L'anno dello scudetto c'è stato un giocatore avversario che prima di incontrarlo sul campo avete temuto particolarmente, chiede Matteo Piancastelli, Platini, Maradona, c'era uno, ce n'erano di campioni quei campionato lì, adesso se si va a scorrere tutte le rose, anche l'Udinese stessa era uno squadrone, cioè adesso c'era la crema del calcio mondiale, c'era Dio, c'erano giocatori, allora era il periodo che gli stranieri erano due per squadra ed erano tutti fenomeni. Sì. Maradona, Careca, Napoli, Edinho e Udine c'era. Zico. C'era Zico, erano tutti fenomeni. Gli stranieri, ma no, può dire un nome, perché io ho marcato Platini 13 volte. 13 volte ho marcato, però non è che mi mettesse a pressione, era uno che aveva il mio passo, eccetera. Magari dopo invece uno marcare uno come Schachner, ho avuto delle difficoltà enormi. Cioè ogni giocatore, ogni difensore, ogni centrocampista, quelli di marcatura, sì, hanno purtroppo dei giocatori con i quali puoi giocare 10 partite e non trovano mai le misure, no? Ad esempio Fontolami diceva di Spillo Altobelli, io con Spillo mi trovavo bene e invece lui si trova bene magari con Rummenigge. Però voi non lo sapete, ma io lo so perché si trovava in difficoltà al fondo con Spillo. Con Spillo? Perché? No, dillo. E lui avrebbe voluto ammazzarlo, però... Perché quando eravamo... facevi fatica a prenderlo, Spillo l'avevo avuto, ci avevo giocato contro e poi l'ho avuto all'Inter insieme. Il problema è che... ma adesso te lo racconto io. Quando eravamo all'Inter, il Fonto arrivava dall'infortunio, io ero ragazzino, ero aggregato alla Rosa, e lui, abbiamo fatto la prima partita della stagione, sai quella che si fa tra titolari e primavera? Sì. Nella primavera. E il Fonto che io arrivavo da non avevo ancora giocato, era la prima partita dopo l'operazione al menisco. Sì, dai, non trova scusanti, aspetta un attimo. No. E allora il Fonto invece arrivava, era la prima partita che faceva, aveva il ginocchio che era un po' ballerino e prima della partita è andato da Spillo. Cosa gli ho detto a Spillo? Mi raccomando, fai tutto quello che vuoi, però non metterti a dribblare e a farmi finte, perché se no mi metti in difficoltà, rientro. Spillo l'ha ascoltato. Ha fatto solo quello. Gli ha fatto veramente il peggio del peggio, roba che lui avrebbe dovuto veramente mettergli le mani addosso a fine partita. Però sta cosa si vede che poi, ricordando quella cosa negli anni, non lo so, lo faceva sentire a disagio. Che cose strane. Stiamo parlando di un grande giocatore, grandissimo giocatore. Però lì è stato veramente scorretto, ma non è stato scorretto
capito, perché non aveva la testa lui allora. Magari... Sì, sono d'accordissimo. Io, oltre che il gruppo del Verona, sono anche nel gruppo di ex Inter, no? E tutte le sere c'è giro dei messaggini. E Spillo è sempre, ancora adesso è uguale, non cambierà mai. Vi chiedo l'ultima cosa e poi mando un video che ho preparato insieme a un amico, Giovanni Vitt, che spero vi farà piacere vedere, e con questo chiuderemo questa live. Un ricordo di una persona che è stato molto vicino a voi in quell'anno e che è venuto a mancare da poco, Roberto Puliero. Insomma, anche lui un pezzettino di scudetto si può dire che è suo, sì. Certamente. Ma anche per quello che ha fatto in precedenza, perché poi tutti se lo ricordano lì, ma gli anni prima ci ha seguito nel bene e nel male, facendo cose veramente di spessore. È stato lui che ha sdoganato anche un po', ha cambiato anche un po' il linguaggio del raccontare il calcio, è stato un po' il primo commentatore moderno, si può dire, perché le sue radiocronache erano, ci sembrava di vedere la partita. Sì. Era un modo di raccontare il calcio a modo suo, particolare, si è fatto voler bene, ma gli volevano tutti bene, Roberto gli volevano tutti bene. Si avvicinava moltissimo ai cronisti sudamericani. Sì. Ai cronisti sudamericani. Soprattutto quando urlava a rete. Allora, visto che abbiamo ricordato Roberto, allora io intanto vi ringrazio di essere stati qui e vi lascio con questa clip finale. Vi ringrazio veramente di cuore, perché parlare con voi è sempre al di là, no, del ricordo, che poi gli anni passano, per carità, però parlare con voi è sempre un'emozione, perché trasmettete quello che avete fatto, quel gruppo che eravate, lo trasmettete anche a me, che è la prima volta con alcuni di voi che ci vediamo, la vostra disponibilità, la vostra... Siete degli uomini prima che dei calciatori, quindi questo è il pensiero di tutti. Io veramente vi ringrazio di cuore. Non vi chiedo. Quello di non dimenticarci che noi la canzone tutti assieme vogliamo cantarla. Allora io, finita la diretta, un messaggio lo mando al Nanu e vediamo, okay, di organizzare questa canzone. Vi chiedo prima di non andare via, di rimanere collegati. Adesso mando questo video, così ve lo ascoltate e spero vi faccia piacere. Rimanete lì. Grazie. Non è vero che i sogni non si avverano mai. I nostri si avverarono improvvisamente ad uno nel corso del campionato 1984-85. A rievocarne oggi le tappe, viene da chiedersi se davvero le abbiamo vissute o non si tratti solo di un dolce ricordo, un po' sfumato, come certi episodi della fanciullezza che si rievocano regolarmente in famiglia a Natale, con l'aggiunta ogni anno di particolari nuovi. E ormai non si sa più se sono accaduti realmente o se ce li siamo costruiti nella mente da noi anno dopo anno, ripescando sensazioni lontane. Ma sugli almanacchi del calcio tutto risulta scritto ben chiaro, quindi deve essere accaduto veramente. Una città intera vibrava dello stesso entusiasmo e dunque se ne coglievano i segni con sempre maggiore evidenza. Alla scuola media dove insegnavo quell'anno, i ragazzi portavano in classe i poster giallo-blu insieme ai testi di italiano e agli album da disegno. Le pareti della mia aula ne furono completamente tappezzate. Vi si ammiravano nell'ordine l'Italia fisica, Garella, Ferroni, l'Italia politica, Marangon, Tricella, Fontolan, il corpo umano, Briegel, Fanna, l'Italia dopo il 1848, Volpati, l'Europa fisica, Elkier, l'universo e i suoi pianeti. E c'eravamo davvero a Bergamo. Bastava un pareggio per vedere finalmente realizzato il sogno di tutti. Pioveva a dirotto. Da Verona partì una sorta di esodo, con una fila interminabile di pullman e auto cariche di speranze e trepidazione febbrile. In piazza Bra, migliaia di ombrelli nascondevano tanti cuori in ansia sotto il balcone di Radio Adige. L'Atalanta andò in vantaggio sul finire del primo tempo.
all'inizio della ripresa, in mischia, pareggiò Elker, subito sommerso dagli abbracci dei compagni. Il cuore prese a battere più forte. Aspettavamo il 90° in un clima rarefatto e un po' irreale, ma la felicità e la commozione già covavano dentro noi tutti e ne avvertivamo il caldo tepore farsi largo tra i brividi sottili. Poi ci fu il fischio finale. Campioni, 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 gridai mille volte al microfono. Baci, abbracci, lacrime, stupore attonito, felice smarrimento, voglia matta di fermare l'attimo fuggente, si mescolarono d'incanto in tifosi e giocatori, insieme a Bergamo e Verona, dove mille, mille ombrelli si levarono al cielo, rivelando sciarpe e bandiere. Non era un sogno. E c'eravamo davvero tutti anche la domenica successiva, in Bra, dopo l'ultima di campionato. Io partecipavo allo spettacolo in attesa di presentare uno ad uno i campioni che sarebbero arrivati a conclusione della serata. Li aspettavo cantando gli inni giallo-blu e Palassetto tu mi fai morire. Arrivarono i giocatori e dalla piazza si levò un assordante, indimenticabile urlo di gioia. Tricella fece spettacolo imitando Jerry Lewis, Galderisi cantò la sua canzone, Brighe intonò un coro tedesco di birraioli e l'allenatore in seconda, Lonardi, dedicò a Preben Splendida Copenaghen. Poi, come interpretando il desiderio della folla, chiesi a Bagnoli di regalarci la grazia di un sorriso. Egli rise di gusto e urlò nel microfono «Siamo campioni!». I giocatori lo ripresero in braccio e la città esplose nel suo grido più alto. Grazie. Cosa grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Se va via, vi saluto ora. Ciao, non lo so, vado avanti, però intanto l'ho salutato. Ciao a tutti, buona serata e buon fine settimana, grazie.